Ah, un'idea del nostro settore giovanile che ho sposato in pieno perché significa intanto diffondere il lavoro del Pescara in tutta Italia e cercando di affiliare più squadre possibili e cercando di poi di guardare e di selezionare più ragazzi possibili. Quali sono i vantaggi di chi si avvicina alla Pescara Calcio Academy? Ma sicuramente avere una metodologia di lavoro fatta da professionisti oramai preparati e consolidati e poi comunque tutta una serie di organizzazioni che si faranno nel corso dell'anno da parte di questi ragazzi che si occupano dell'Academy. I vantaggi è intanto entrare in contatto con noi, che può essere, per noi è un vantaggio, può essere quindi un inizio di collaborazione che poi può portare a, oltre che alla conoscenza dei ragazzi, a una condivisione del nostro metodo formativo. Noi puntiamo tanto alla formazione prima degli adulti che poi devono interagire con i ragazzi, quindi crediamo in un progetto che faccia condividere più persone, a più persone un metodo che deve essere sempre evolutivo, non è statico ma dinamico. Sempre volto alla formazione del giovane calciatore. Ci eravamo accorti che qualcosa doveva cambiare, ci siamo incontrati con Marco Arcesi, abbiamo messo nero su bianco, abbiamo fatto degli studi e ci siamo sentiti di proporla a tutte quelle società che potevano essere interessate. Devo dire che è stato un evento bello, significativo, che può segnare anche un passo importante per la Pescara Calcio. Guardi, allora intanto buongiorno, siamo intorno alle 40 società per adesso. Ma diciamo è un primo step perché chiaramente il risultato lo vedremo tra un po' di tempo. Oggi è un giorno importante perché il Pescara entra a pieno titolo in un discorso nazionale ed internazionale per le Academy, quindi speriamo che questo possa essere un buon viatico sia per lo scouting e per tutta l'attività che già il Pescara fa, ma anche per avvicinare società dilettantistiche al mondo del Pescara Calcio.